più complicata e sono solo 9 secondi il suo vantaggio. Caspita che bella però l'azione della Bolzanina, davvero molto potente, abbiamo ricordato il suo argento a cronometro tra le juniores al Mondiale di Bergen nel 2017, eravamo in Norvegia, adesso la nostra motoripresa prova a guardare alle spalle di Vigilia dove sì, dietro l'angolo stava spuntando la parte avanzata del gruppo allungatissimo grazie all'Eurotarget Bianchi e avevamo visto, avevi notato proprio tu Giada, le ragazze delle Fiamme Oro nella parte immediatamente avanzata, immediatamente dietro all'Eurotarget Bianchi. Adesso su chi punteresti in questo squadrone vero che risponde? Che indossa quest'oggi la maglia del gruppo sportivo Fiamme Oro perché c'è chiaramente Elisa Longo Borghini che in questo tipo di gare in un campionato italiano, non a caso l'ha vinto 2 anni fa, è la punta di questa formazione, ma su un percorso che la costringe ad attaccare, non dico da lontano, ma insomma sicuramente prima dell'arrivo, che poi è su un lungo rettilineo, tra l'altro. Ovviamente Elisa avrà il compito di attaccare sul muro della cappelletta, dovrà mettere in difficoltà soprattutto Marta Bastianelli, ma tutte le altre che hanno uno spunto veloce, sto pensando anche a Soraya Paladin, Elisa Longo Borghini lo sappiamo, non ha un grande spunto di velocità, quindi l'unico modo per provare a vincere è staccarle. Certo che questo muro è breve. Bisogna avere tanta, tantissima potenza per provare a fare la differenza, ma sicuramente Elisa tenterà qualcosa. Ed è interessante vedere in questo gruppo ancora presenti diverse atlete, in realtà ne ho viste passare ben tre almeno della Concilia Strada Zabel e Crono a Panini, Simona Bergen tra le Bortolotti, juniores, Simarisa proprio dietro a loro, Elisa Deragne, Longo Laura Borghini. Genti. Quindi io credo che Elisa proprio tenterà l'assalto proprio sullo strappo della cappelletta. Che squadra che può schierare la Polizia di Stato in questo campionato italiano che, lo ricordiamo, un giorno l'anno mette i corpi militari insieme alle squadre di club, anzi strappa alle squadre di club, strappano i corpi militari qualche atleta alle squadre di club per contendersi il campionato italiano. Bastianelli rimane lì in terza ruota. Adesso l'azione di Confalonieri si è esaurita, si è fatta sfilare. C'è Alice Maria Arzuffi in testa al gruppo La Brianzola, atleta fortissima, è la nostra ciclocrossista di punta e in questo periodo andare forte nel ciclocross direi che è una garanzia. E qui adesso il gruppo viene davvero messo in fila dall'azione del gruppo sportivo Fiamme Oro con Alice Maria Arzuffi che sta tirando ancora in testa, adesso si sfila forse a breve per un momento in cui ricompare davanti però anche la maglia di Soraya Paladin per Ale Cipollini perché inizia la salita di San Clemente, dell'abbazia di San Clemente. Ad un terzo di questa salita ci sarà una svolta a destra e prenderanno questo muro di via della Cappelletta Eccolo che, qui. eccolo qui, proprio davvero ripido con Erika Magnaldi ad attaccarlo in testa con una bella azione da parte della Piemontese. Soraya Paladin è lì attenta, vedo anche nelle prime posizioni Elisa Balsamo, molto bene, lei è anche molto veloce allo sprint ristretto, anche ancora Valcar Silence lì nelle prime posizioni, ma bella anche stilisticamente con le mani basse l'azione di Erika Magnaldi da scalatrice pure, sta facendo davvero la differenza la cunese. È partita decisa, lo sa che a 350 metri per provare a fare la differenza. Prova a seguire Soraya Paladin che tiene molto bene. Ilaria Sanguinetti della Valcar Silence, bravissima, sta tenendo molto bene. Soffre un pochino Marta Bastianelli a questo punto, ma arriva anche Elisa Longoborghini. Parò via in 2/3. Elisa Longoborghini ha aspettato qualcosa in più rispetto a Magnaldi, che è stata la prima a fare il forcing. E poi Longoborghini è molto, molto abile anche in discesa. Vanno via in 3 allora. Soraya Paladin, Erika Magnaldi ed Elisa Longoborghini sono state le 3 atlete italiane nella top 10 del Giro Rosa che si è concluso 2 settimane fa. Allora non è stato un caso in quella circostanza e soprattutto hanno fatto il vuoto nella salita, che del resto non era, è stata una specialità che non è mancata al Giro Rosa. Qui Elisa Longo Borghini con il 7 di dorsale, il numero 92 è quello di Erika Magnaldi, il numero 42 è quello di Soraya Paladin. Prova a partire in contropiede proprio Elisa Longo Borghini, la marca la segue stretta Soraya Paladin.
100 metri allo scollinamento, qui non si devono voltare, devono tirare dritto, il gruppo non è tanto più lontano da loro, ci sarà una discesa per niente tecnica, quindi molto veloce, dove il gruppo può ancora rimontare. Il finale sarà su un rettilineo d'arrivo lunghissimo, quindi qui assolutamente devono mettersi d'accordo e tirare dritto. Devono mettersi d'accordo anche nel gruppo sportivo Fiamme Oro su cosa fare, perché ho visto un'Elisa Balsamo davvero davvero nella parte avanzata del gruppo su quello strappo. Adesso in quel fotogramma che abbiamo visto davanti si vedeva che l'accordo cominciava un pochino a mancare. Dietro tornano a tirare le ragazze delle Fiamme Azzurre con Tatiana Guderzo, molto molto brava. Attenzione a Michela Balducci del Vaiano, a Roma Italia Vaiano, che è in seconda ruota nel gruppo. Qui Paladin con Elisa Longoborghini a ruota, con Erika Magnaldi in terza ruota. Questo è un terzetto che a 2,5 km dalla conclusione sta provando a far saltare il banco in questo campionato tricolore, tutto nel teramano da Notaresco a Castellalto. Ormai 2,5 km mancano, con Paladin che continua a fare quello che spesso le succede, cioè a lavorare tanto, forse troppo generosa spesso, no? Non sono decise, non stanno andando d'accordo, non pedalano su una discesa che invece è pedalabile, è facilissima, quindi qui potrebbero andare giù veramente molto forte, ed è su questa discesa che il gruppo può anche recuperare. Infatti c'è lì dietro Tatiana Guderzo per le Fiamme Azzurre, che sta facendo un grandissimo lavoro per ricucire. Ho intravisto nell'ultima ruota di quel gruppo che sta inseguendo, che verrebbe da dire gruppone, ma è gruppetto ormai selezionatissimo, delle migliori, con Katia Ragusa della B-Pink, un'altra ragazza che può anche dire la propria in uno sprint ristretto. Sono una dozzina dietro a queste tre, con queste tre che sono in vista, ma se dietro saltano un cambio, cara Giada, queste tre hanno ottime chance, perché sono tre atlete di altissimo livello in grande forma. Guarda però dietro il lavoro che sta facendo Tatiana Guderzo per provare a lanciare proprio Marta Bastianelli, che è lì con la sua maglia di campionessa europea. Marta Bastianelli è lì ed è pronta con Tatiana Guderzo in suo aiuto, ma qui davanti c'è solo Soraya Paladin che tira, è lei la più veloce delle tre, quindi è lì di Elisa Balsamo in seconda posizione con direi Sofia Bertizzolo adesso a lanciarla, però prova a partire sulla sinistra per la Valcar Silence, Ilaria Sanguinetti, attenzione alla Sanremese, al centro strada invece per Elisa Balsamo, prova ad uscire sulla sinistra Marta Bastianelli, attenzione Bastianelli e Balsamo, e sentite il ruggito del pubblico, che è quello ormai di casa per la campionessa europea, che diventa finalmente, direi, in una carriera davvero infinita e fatta di tanti successi, tante maglie, campionessa tricolore Marta Bastianelli. E qui dietro può esultare una Tatiana Guderzo, che è stata decisiva insieme a tutte le sue compagne del gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Fiamme Azzurre davanti a Fiamme Oro, con il secondo posto di Elisa Balsamo, che ha dato filo da torcere a Bastianelli fino alla linea, e poi Ilaria Sanguinetti in terza posizione. Bravissima Marta Bastianelli, l'idola di casa, qui il gruppo, guardate che volata, veramente la Balsamo è stata bravissima, l'ha messa veramente a dura prova una Marta Bastianelli, che però qui era spinta anche dal pubblico, di casa, una ruota per lei. È davvero, è partita molto presto Balsamo, ma ha resistito fino a quasi sulla linea. Poi quarta posizione per Marta Cavalli, che continua a stupire in questa sua stagione, che la vede anche come leader delle Under 23 nel World Tour. La quinta posizione è per una bravissima Arianna Fidanza, che ha provato a propria volta a finalizzare il lavoro del suo team. Poi Soraya Paladin, che è riuscita comunque, nonostante la fatica dell'azione nel finale, a sprintare in sesta posizione davanti a Michela Balducci, Erika Magnaldi, Sofia Bertizzolo e Elena Franchi, che ha chiuso in decima posizione. Davvero un campionato italiano che non ha tradito le attese a livello di spettacolo nel finale. È stato un campionato italiano veramente bellissimo, l'ha reso bellissimo soprattutto questo muro di 350 metri che ha ravvivato la corsa, perché è stata una corsa abbastanza tranquilla. Sì, diciamo che non eravamo la squadra da battere, perché comunque siamo partite in cinque, perché comunque ognuno di noi in questi mesi ha avuto dei problemi. Elena è appena rientrata con un braccio rotto, Tatiana è caduta anche lei al giro, io con un ginocchio, quindi eravamo veramente la squadra più, proprio, che non aveva nulla da perdere, ma in realtà non volevamo perdere questo italiano, e quindi abbiamo lottato veramente con i tendi, e credo che questo sia proprio per loro. E tra questa gente che sapore ha per te? Beh, guarda, le grida delle persone mi ha ricordato un po' il Fiandre, quell'emozione pazzesca e una forza che, anche se non hai, credo che ti trasmettono, quindi credo che questa veramente sia un coronamento importante della mia carriera.
Eh sì, l'abbiamo sentito, nel frattempo c'è